connessioni quando dopo la crisi probabilmente non abbiamo più tutta questa necessità di interconnetterci con l'estero, ma forse abbiamo necessità di sviluppare una rete interna di rinnovabili. Allora voglio capire dove vogliamo andare con queste scelte. Io mi auguravo oggi di sentire che ci fosse aperto un tavolo in qualche sede istituzionale in cui i cittadini, Terna e gli enti locali, i comuni, la regione potessero confrontarsi. Sì, grazie Presidente. Questo non l'ho sentito. Questo non l'ho sentito. Io continuo a sperare in questo perché altrimenti vuol dire che siamo in un paese che sull'onda dello sblocca Italia delega tutto al governo, a una commissione che non è più terza, non garantisce più i cittadini, la commissione di valutazione di impatto ambientale, e che decide tutto centralmente, cancellando completamente le volontà dei territori. Certo, così è più semplice fare le opere, però poi prima o poi la gente, si ribellerà a questa situazione. Quindi rendetevi conto di quello che state portando avanti come linea. Grazie, onorevole De Rosa. Passiamo all'interrogazione numero 3, 1625 del deputato Baldelli concernente iniziative di competenza per la tutela degli utenti delle società fornitrici di energia. La sottosegretaria per lo sviluppo economico Vicari ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Rispondo all'atto in questione anche sulla base di elementi acquisiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico che ha, come noto, compiti di vigilanza in materia. L'autorità, ai sensi della legge istitutiva del 14 novembre 1995, la 481, infatti è il soggetto istituzionale investito, tra gli altri, del compito di promuovere la tutela degli interessi dei consumatori e a tal fine studia l'evoluzione dei settori di competenza e dei singoli servizi per garantire la trasparenza, la concorrenza dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali, nonché controlla lo svolgimento dei medesimi servizi. Più nello specifico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 giugno 2011, numero 93, che recepisce il cosiddetto terzo pacchetto energia, all'autorità è stato riconosciuto il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati, così come recita il comma 5 dell'articolo 43. L'autorità, con propria delibera del 28 novembre 2013, la 542, ha avviato un'indagine conoscitiva ad ampio spettro sulle modalità e tempistiche di fatturazione adottate nell'ambito del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale,